Oggi vediamo insieme come realizzare un palo di sfagno. Partiremo utilizzando della rete, dello sfagno, delle fascette e qualche trucchetto. Insomma, vi farò vedere come io realizzo i miei pali di sfagno, così da poter dare un adeguato supporto alle piante che ne hanno bisogno e far sviluppare anche le loro radici aeree. Ciao, io sono Francesca, benvenuti o bentornati fra le piante! È da tanto tempo che vi avevo promesso di realizzare un video su come fare un palo di sfagno. Spesso l'avete visto nei miei video passati, ne abbiamo parlato nei commenti. Insomma, scusate se ho procrastinato così tanto, però è arrivato il momento. Ed è anche un buon momento per fare dei rinvasi, anche il modo migliore per utilizzare e applicare un palo di sfagno. Non è proprio l'ideale andarlo a ficcare in un terreno, in un panetto dove la pianta è già presente, ma è sempre meglio fare un rinvaso ad hoc per applicare il palo di sfagno, così evitiamo di, infilando il palo di forza, diciamo, nel panetto di terra, evitiamo di rompere delle radici. Ecco perché oggi faremo insieme un rinvaso del mio Philodendron Majestic, che è qui e si regge a malapena. Adesso ve lo faccio vedere. Infatti, non giudicatemi mai, da tanto che aspetta un rinvaso. E con l'occasione appunto del suo rinvaso, creeremo insieme il famoso palo di sfagno. Vediamo un attimo cosa ci serve, qual è l'occorrente base, super base, poi possiamo personalizzarlo. Per creare un buon palo di sfagno abbiamo bisogno appunto dello sfagno. Questo io ho lasciato che si reidratasse a mollo nell'acqua per almeno mezz'ora, quindi preparatevelo un po' in anticipo perché ha bisogno di reidratarsi. Ovviamente lo sfagno vi viene venduto secco. Poi abbiamo bisogno di una rete metallica, che sia anche abbastanza rigida, che si possa piegare agevolmente per creare il nostro palo, ma che si regga anche abbastanza in piedi e che non crolli su se stessa. Poi, per chiudere la nostra rete, dopo aver messo lo sfagno all'interno, ci serviranno delle fascette. Opzionale un filo che possa attraversare lo sfagno e che ce lo possa far rendere autoirrigante. In alternativa, io mi trovo molto bene con i water globe come questo. Questo in particolare è in vetro e presenta anche questa apertura sulla superficie, comodissima. Esteticamente anche molto carino e anche l'occhio vuole la sua parte. Questo water globe, che poi vi farò vedere come si utilizzerà per mantenere idratato il palo di sfagno, che poi è la chiave del successo, perché noi non solo dotiamo le piante di un palo di sfagno per un supporto, ma anche per dare la possibilità alle radici aeree di queste piante di introdursi nello sfagno, di aggrapparsi come farebbero in natura ad altre piante, crescere di più in altezza, quindi di conseguenza fare anche foglie più grandi e, laddove è possibile, come per la mostera, foglie fenestrate che arrivano molto più probabilmente e molto più fenestrate se la dotiamo di un palo di sfagno. Ora, tutto quello che io vi ho fatto vedere qui, ovvero lo sfagno, la rete che come vedete è già pretagliata ad hoc, il filo, le fascette, sono presenti in un kit che vende Plov già completo, quindi voi potete tranquillamente comprare queste cose separatamente, ma se volete evitare lo sbattimento di andare a cercare lo sfagno, la rete, le fascette, eccetera, eccetera, e anche averle nella giusta misura, già pretagliate, già pronte, già insomma un kit completo, sappiate che potete trovare questo kit da Plov. Ci tengo a dirvelo perché a me, per esempio, Plov l'ha regalato e io sono molto contenta di poterlo utilizzare e di non essere dovuta andare in giro per la città a reperire le varie cose, perché soprattutto questa rete, cioè morbida però solida, non è facilissima da trovare. Per quanto riguarda il water globe, invece, potete acquistarlo a parte sempre sul sito di Plov, ma è opzionale. Il cordoncino invece di cui vi parlavo vi uscirebbe nel kit. Quindi mettiamo un attimo da parte queste cose e come prima cosa ci andiamo a creare il nostro palo di sfagno. Io apro anche un tappetino di questi che si srotolano per non sporcare tutto e perché comunque lo sfagno fa pezzettini in giro. Anche questo tappetino lo trovate sul sito di Plov. Se ancora non l'hai fatto e stai trovando questo video utile, ricordati di lasciarmi un like per supportare il mio lavoro, lasciarmi anche un commento e, perché no, iscriverti al mio canale. Grazie. Allora, ecco qui, ho spostato la telecamera così riuscite a vedere meglio il processo. Quindi, dopo aver semplicemente steso la nostra rete, andiamo a prendere lo sfagno,
strizzandolo un po' se dovesse essere ancora bagnato e semplicemente ce lo disponiamo sopra. Ecco perché ci serve comunque un tappetino, perché comunque le fibre di sfagno non sono tutte super compatte, quindi un po' lo perderemo. Quello che perdiamo dal palo di sfagno possiamo tranquillamente riutilizzarlo magari all'interno del terriccio per fare un rinvaso, quindi non si butta niente. Lo disponiamo ovviamente senza esagerare, in modo tale che poi possiamo chiuderlo, ma che debba essere abbastanza pieno. Ok, la parte finale io l'ho lasciata libera, ovviamente ci regoliamo in base al vaso in cui andremo a mettere la nostra piantina, perché questa parte finirà dentro, quindi io in questa parte metterò del terriccio. Adesso vi faccio vedere come, quindi lasciamo questa parte vuota perché è inutile far arrivare lo sfagno fino in fondo. Andiamo a prenderci le nostre fascette, che nel mio caso escono con il kit di Plov, fascette comunque normalissime, e andiamo a chiudere. Chiudiamo bene ovviamente in maniera molto stretta, così il palo non tenderà a riaprirsi. Poi possiamo tagliare l'eccesso perché non ci serve più. E il nostro palo di sfagno è completo. Come vi ho detto, questi avanzi non solo comunque li rimetteremo magari nella parte superiore se come me è rimasta un po' vuota, ma possiamo anche riutilizzarli per qualche rinvaso. Intanto il mio filodendro se ne cade, adesso vi faccio vedere in che condizione è messo. Eccolo qua. Cioè, questo è il supporto che lo teneva finora, perché era appoggiato a una parete. Direi che necessita di un rinvaso. Ah, una cosa che non vi ho detto e che mi sto accorgendo adesso togliendo queste fascette è che ci servirà anche un modo per tenere la pianta legata al palo, ovvero esattamente queste fascette a nastro. Potete usare quello che volete, ma io vi consiglio tantissimo queste in velcro perché sono morbide, non danneggiano la pianta e sono facilissime da applicare. Poi adesso ve le faccio vedere nel dettaglio. Direi che necessitava molto di un vaso più grande e di un rinvaso. Vado a prendere il vaso che ho scelto. Io ho scelto un vaso autoirrigante perché so che le piacerà. Ma voi potete scegliere anche un vaso normalissimo. Mi sono preparata anche del terriccio prima di cominciare, proprio per essere super organizzata. È un terriccio molto drenante, ricco di inerti. Se volete fare un terriccio da soli, vi lascio qui sopra un link del mio video su proprio come fare un buon mix drenante in casa, altrimenti anche questi, quindi dei buoni terricci drenanti specifici per piante, famiglie di piante, li potete trovare già pronti su Plov. Tra l'altro ci sarà anche una promozione in corso tra qualche giorno, quindi vi consiglio di tenere d'occhio il sito. Io se la promozione, appena la promozione è attiva, ve lo scrivo magari nel primo commento perché così potete magari approfittarne. Prima di fare però qualsiasi altra cosa, una cosa molto comoda in realtà è ancorare la pianta già al palo di sfagno, ancora prima di rinvasarla, così alzeremo la struttura in un unico momento per metterla all'interno del nostro vaso. Quindi ci andiamo a prendere il nostro nastro in velcro. Ovviamente vi lascio i link delle cose che sto usando qui sotto in descrizione. Se sentite dei rumori strani, sono i miei gatti che giocano con le fascette che ho tagliato. Ok, quindi dopo che abbiamo finito di fissare la nostra pianta al palo di sfagno, proseguiamo col mettere della terra all'interno della parte finale che avevamo lasciato scoperta, quindi il mix di terriccio che abbiamo creato. E poi siamo pronti a sollevare la nostra pianta e metterla all'interno del nuovo vaso. Ovviamente creiamo comunque una base mentre inseriamo la pianta. Direi che il tappetino è santo e benedetto. Pressiamo leggermente senza esagerare per stabilizzarla. Quando abbiamo finito, lo mettiamo nel vaso principale.
ho dato una ripulita, intanto vi volevo mostrare il mio palo di sfagno completo. Ora interviene il nostro water globe. Io lo sto mantenendo con il dito poggiato sopra e non esce acqua da sotto, proprio perché questo è un sistema molto comodo per essere riempito completamente e trasportato. Però nel momento in cui io lo inserisco all'interno del mio palo di sfagno e lo rilascio, lui lascerà cadere lentamente l'acqua per idratare il mio palo, e questa cosa io la devo fare ogni 2 giorni, insomma d'estate magari più di frequente, per mantenere idratato il palo di sfagno e farlo fungere totalmente al suo scopo. Ora vi voglio anche far notare che io, visto che ho usato un vaso piccolo per un palo di sfagno così grande, proprio perché l'apparato radicale non era molto grande, quindi non volevo dargli un vaso enorme, ho utilizzato un piccolo supporto dietro per aiutarmi a mantenere, a far stare il palo un po' più rigido. Ecco qui, semplicemente. Poi l'ultima cosa che c'è da fare, nel mio caso avendo un vaso autorigante, è riempire la riserva d'acqua. Un po' di acqua la metto anche sopra, semplicemente perché ho appena rinvasato, quindi voglio stabilizzare il terreno, ma fondamentalmente quello che mi interessa e che farò da ora in poi è semplicemente riempire la mia riserva d'acqua fino al livello massimo, così ragionerò per subirrigazione, che è la tecnica di annaffiatura che io preferisco. Eccoci, abbiamo finito di realizzare, fissare, fermare, collaudare il nostro palo di sfagno con anche la tips dell'autoirrigazione che vi consiglio caldamente, proprio perché uno sfagno secco perde un po' 2/3 del suo scopo, sarà comunque un supporto ma non permetterà sicuramente alle radici aeree di svilupparsi. E quindi io spero che questo video vi sia stato utile. Se avete altre domande, curiosità, scrivetemele nei commenti. Io in descrizione vi lascio i link di tutte le cose che ho usato e anche del kit molto comodo in cui trovate tutto, che appunto lo trovate sul sito di Plov. E nulla, se farete anche voi il vostro palo di sfagno, mi raccomando, ditemelo nei commenti o magari mandatemi delle foto su Instagram, mi trovate sempre come Fra le Piante, condividendo in storia o mandandomele in direct per farvi vedere i vostri lavori, i vostri pali di sfagno realizzati. Siamo arrivati alla fine di questo video, grazie per essere stati in mia compagnia. Se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di lasciarmi un like e di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo video.